Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul canale. Oggi vi faccio vedere le letture, gli acquisti sulle graphic novel e i fumetti occidentali che ho fatto a luglio e ad agosto 2017, quindi partiamo subito. Ho letto Black Hammer volume 1, scritto da Jeff Lemire e disegnato da Dean Ormstrong, e devo dire che mi ha sorpreso tantissimo perché mi è piaciuto un sacco. Ora, io sono un super fan di Jeff Lemire, lo ammetto, però non pensavo che mi sarebbe piaciuto perché fondamentalmente è comunque una storia sui supereroi. E devo dire che invece mi ha preso tantissimo, anche più di quanto ha fatto Watchmen quando lo lessi la prima volta, perché i personaggi di Jeff Lemire sono troppo contornati bene, troppo sceneggiati benissimo, quasi reali nelle loro caratterizzazioni fantastiche. I disegni di Ormstrong non sono affatto male, quindi devo dire che davvero Black Hammer mi ha sorpreso alla grandissima. Lo consiglio agli amanti dei supereroi, ma appunto non solo, perché io i supereroi non li digerisco affatto, eppure questa storia mi ha saputo intrigare tantissimo, perché parte da questa super mega battaglia che hanno fatto questi 5 o 6 supereroi, che si è conclusa con una devastante esplosione che praticamente li ha confinati su un pezzo di terreno. Loro adesso stanno in una fattoria e sembra che non ci sia assolutamente nessun modo in cui loro possono tornare fuori nel mondo comune. Quindi anche un plot abbastanza particolare e che sicuramente saprà regalare emozioni nei volumi successivi. Consigliatissimo a mio avviso Black Hammer di Jeff Lemire e di Armstrong. Ho letto Graphic Horror Novel, il volume numero 369 di Dylan Dog, che ho comprato perché io solitamente non compro Dylan Dog, ma ho visto che era pubblicizzata questa uscita con il soggetto e la sceneggiatura di Ratiger, che io personalmente adoro, e in più ai disegni, oltre a Montanari e Grassani, c'è il mitico Paolo Bacilieri, che è un disegnatore che a me piace davvero tanto. E devo dire che l'album non mi ha deluso, infatti è una cosa molto particolare, si apre con questa tavola che sicuramente è un colpo nello stomaco per i lettori abituali di Dylan Dog, e prosegue con i magnifici disegni di Paolo Bacilieri che si alterneranno appunto a quello degli altri due autori. Bacilieri ovviamente illustrerà il pezzo di storia più malato. Ed è la storia proprio di uno scrittore di graphic novel che a un certo punto si troverà in questo bagno coperto, sembra, di sangue, senza sapere perché, e lì cercherà di ricostruire la storia di quello che gli è successo. Nel mentre ne vedremo ovviamente di tutti i colori, soprattutto da quando il fumettista deciderà di andare a chiedere la consulenza dell'indagatore dell'incubo, Dylan Dog. Ho letto questa raccolta di Napoleone by Paolo Bacilieri. Il soggetto, il personaggio di Napoleone è nato dalla penna di Carlo Ambrosini, un grande fumettista italiano che ha ideato questa serie, e appunto poi molti autori si sono avvicendati sulle sue pagine, e uno di questi è Paolo Bacilieri, offrendo sicuramente una delle interpretazioni più interessanti di questo personaggio, un personaggio un po' alla John Doe, un po' alla Dylan Dog, molto solitario, molto schivo, ma che per qualche modo finisce sempre invischiato in cose veramente assurde. Quindi consigliato e si può leggere tranquillamente da sé, senza neanche aver mai letto nient'altro di questo personaggio. Ho letto poi questo classico degli anni 70, ovvero Storie dallo spazio profondo di Bonvi e Francesco Guccini, il cantante, che erano molto amici e che quindi hanno scritto alcune storie che furono pubblicate appunto a partire dal 1969 e che vengono adesso, o meglio, sono state riproposte un po' di tempo fa da Mondadori Comics in questa edizione abbastanza pregevole, molto bella, cartonata, di grande formato. E la storia è quella di una sorta di pirata spaziale in questa mega York, la super metropoli, ci sono un po' di esagerazioni dal fumetto italiano anni 70 appunto, che si trova fondamentalmente a vagare nello spazio facendo casini a più non posso, e questi casini peggioreranno ancora di più quando troverà sulla sua strada un robot che prima lo fregherà e poi in qualche modo si alleerà con lui per formare una strana coppia. E anche se sono presenti moltissimi dei cliché presenti comunque in quegli anni in Italia e ancora un po' rimasti secondo me nella cultura fumettistica del nostro paese, Storia dallo spazio profondo comunque risulta essere un'opera valida sicuramente da leggere se contestualizzata specialmente negli anni in cui fu pubblicata, e quindi è un consiglio che posso dare a chi ama il fumetto italiano. Ho letto poi Sam Pezzo di Vittorio Giardino, l'autore del famoso No Pasaran, e questa è una storia ambientata nella Bologna degli anni 70 e appunto narra le gesta di questo investigatore sempre in cerca di lavoro perché squattrinatissimo, che si imbatterà sempre inevitabilmente in casi più grandi di lui che lo porteranno sempre a un passo dalla morte. Un volume carino, ma che comunque secondo me pecca un po' di quella superficialità che era largamente diffusa in un certo tipo di fumetto seriale italiano, anche se ben inteso ho letto molto di peggio, eh. Poi ho letto questo volume del collettivo Mamma Aiuto, ovvero Un ragazzo parte per un viaggio, ferisce qualcuno, non torna più a casa. Un volume che mi è stato anche sketchato da una delle autrici presenti, ovvero la Kame,
e che presenta storie brevi degli autori di questo collettivo, tra cui anche qualcuno abbastanza famoso come Lorenzo Palloni. Ci sono storie che mi sono piaciute, alcune che mi sono piaciute meno, ovviamente, ma in linea di massima è un volume che mi sento di consigliare.